Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una cover realizzata da Proporta su misura per iPhone 4. L'abbiamo utilizzato un mesetto, come vedete la finitura superficiale non ne ha risentito in alcun modo. Buona protezione e resistenza quindi ai graffi, è stata utilizzata in una tasca di un pantalone jeans, pertanto sicuramente non è un materiale delicato nel quale, ecco, andare a testare questo tipo di finitura. Ha resistito più che bene, quindi insomma, come potete vedere e giudicare da voi stessi, la tenuta è molto buona. Non ci sono poi punti saltati, l'intero perimetro ha retto più che bene, pertanto la finitura poi è buona e si protrae nel tempo. Per quanto riguarda la chiusura magnetica, la tenuta anche in questo caso è buona e sicuramente è un aspetto comodo per poter chiudere la ribaltina mantenendo comunque lo spessore laterale, come vedete, fino. Se avessero per esempio utilizzato, anziché la chiusura a calamita, avessero utilizzato per esempio la chiusura tramite un bottone automatico, lo spessore non sarebbe stato possibile da mantenere poco più spesso dell'iPhone 4 in sé. Per quanto riguarda l'accesso ai tasti, come per esempio tasto volume, tasto mute, oppure l'accesso al jack audio, non ci sono stati problemi. In sostanza l'abbiamo utilizzato per ascoltare un po' di musica strada facendo, abbiamo inserito anche un paio di video giusto per vedere l'audio come veniva mantenuto, l'audio nativo, in quel caso utilizzando l'audio quindi in uscita dal device stesso. Non ci sono problemi da segnalare. La qualità estetica si vede, è apprezzabile da chiunque, poi ovviamente va a gusto personale. Per quanto ci compete, la qualità assolutamente viene promossa, plus non da poco questo, capiamoci. E il fatto poi di avere la finitura interna beige e, altra chicca da segnalare, il fatto di avere questa finitura con questo tessuto simil-gessato, è una chicca di eleganza che viene garantita da questo marchio. Per quanto riguarda il tasto Home, come vedete, viene protetto ulteriormente da questo bottone che non ne va ad inficiare l'utilizzabilità. Quindi la reattività che potevate avere prima viene comunque garantita. L'unica cosa è che non avete il pulsante Home a vista, bensì l'avete coperto da quel bottoncino che comunque non dà assolutamente fastidio nell'utilizzo quotidiano. Noi promuoviamo anche questa cover di Proporta, in questo caso realizzata per iPhone 4, l'altra che avevamo avuto era realizzata su misura per il Nokia N8. Pertanto vi invitiamo a visitare il sito di Proporta per valutare se la custodia fa al caso vostro. Dal nostro punto di vista è promossa. Vi invito a iscrivervi online per non perdere futuri unboxing e video recensioni che realizziamo in esclusiva per voi. Un saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.